I nuovi assetti in discussione per la nuova determinazione delle responsabilità istituzionali tra governo centrale ed enti locali agita il dibattito politico. La proposta del ministro Maria Stella Gelmini scatena la rivolta del Mezzogiorno, che teme una ulteriore crescita delle disuguaglianze con l'autonomia differenziata. Vincenzo De Luca è stato categorico. C'è un elemento di centralizzazione un po' furbesca da parte del governo centrale. Pensano di gestire a Roma, adesso si stanno accorgendo che andranno a sbattere con la testa contro il muro se non coinvolgono pienamente le regioni, non facendo quella cosa ignobile che è stata preparata dalla proposta di legge per l'autonomia che verrà, credo, a breve in discussione, che è una vera e propria provocazione nei confronti del Sud ed un vero e proprio calpestamento della Costituzione italiana. Tra il governatore e Forza Italia è dunque scontro aperto. Tra gli azzurri il ministro per il Sud Mara Carfagna prova a mediare con la collega di governo. Ma intanto il deputato Gigi Casciello, intervistato dal direttore di 8 Channel Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di Vista, assicura che si sta lavorando ad un compromesso e non risparmia critiche a De Luca. All'interno del governo a favore del Mezzogiorno sicuramente si troverà, ma ciò che mi preoccupa è l'atteggiamento di presunto monopolio politico e amministrativo che il centro-sinistra, in particolare devo dire che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca continuamente manifesta.